Federico Pedonese, ed eccoci giunta alla finale, diciamo, un torneo che non ha deluso le attese, una buona presenza di pubblico, ma questo è tutto in secondo piano. Innanzitutto raccogliere fondi per la ricerca della SLA. Assolutamente sì, Tiziano. Intanto vorrei ringraziare tutti gli sponsor che ogni anno sostengono l'iniziativa, tutte le associazioni e gli enti e le istituzioni che ogni anno veramente riescono a sostenere in ogni modo tutte le nostre attività, in particolare il torneo Uniti contro la SLA. Anche quest'anno è stato un successo di pubblico, di fair play agonistico e di partite veramente avvincenti. Anche questa finale sta dando veramente delle bellissime emozioni. E il risultato più importante, a prescindere da chi sarà poi il vincitore della manifestazione, sarà ancora una volta la raccolta fondi, che quest'anno sarà dedicata anche quest'anno all'Isla Versilia, e con la donazione quest'anno, che all'incirca saranno 3.000 euro che verranno devoluti all'Isla Versilia, avremo raggiunto l'obiettivo di donare in questi 10 anni 36.000 euro alla Fondazione Stefano Borgonovo e all'Isla Versilia. Fra l'altro, Tiziano, voi ci avete sostenuto nel torneo dei quartieri qualche anno fa, quando faceste una donazione alla nostra associazione. Quindi grazie a tutti e vi aspettiamo come sempre il prossimo anno per la 11ª edizione. Ok, grazie Federico, alla prossima. Grazie Tiziano. Se si fa il buco c'è meglio domani, tanto viene il punto, lo sa subito. Okay.
Che giustifichi questa sindrome, che la si possa classificare, limitare e definitivamente sconfiggere. In molti sono convinti che la nostra lotta, e quindi quella di migliaia di persone che ne soffrono e delle loro famiglie, sia tempo perso. Una stupida battaglia contro i mulini a vento. Noi siamo qui per dimostrare il contrario, continuando a sognare che un domani quelle che oggi sembrano solamente piccole gocce nell'oceano si trasformino in fiumi di speranza e mari di vita. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno.